Buonasera a tutti, la Musicista 97, ormai questo saluto è talmente noto. Ci troviamo sul campanile del Santuario della Madonna del Pianto, dove ovviamente abbiamo fatto il censimento e dove alle 4 e mezzo riprenderemo il suono feriale, che non è più impostato con la mezzana che stiamo inquadrando adesso a distesa, ma sarà praticamente con i martelli, quindi proprio una distesa simulata, mezzana distesa simulata e le terza, quarta e quinta a scampanio sincronizzato. Allora, prima di tutto facciamo una bella inquadratura sul campanone che, come è possibile intuire, è molto allungato come forma perché è trecentesca, si vede. Perché non è inciso niente, certo, sulla spalla, sotto le maniglie, che eccole qua. E qui, questa è la campana del monastero delle Clarisse. Ecco, queste le iscrizioni in greco. Ecco qua le maniglie, molto semplici. È trecentesca, la data esatta non la sappiamo, ma sicuramente quando andremo di sotto ci informeremo, ovviamente, perché si prende dall'archivio storico. La mezzana invece è del 1733 da parte di Giovanni Battista e Domenico Donati, ecco qua, Domenicus Donati, 1733, mentre le altre, terza, quarta, che sta più o meno qua dietro, quinta e sesta, sono della Pontificia Fonderia da Gianno Colbachini di Padova del 1913. Ecco qua la data sulla terza. Allora, dopo averle discusso un attimo, almeno per circa la fonderia e l'anno di fusione, parlando dell'elettrificazione, questo è il martello del vecchio orologio da torre. Questi invece sono i martelli delle 5 campane maggiori, mentre questa qui, la sesta, vediamo se riusciamo a farvelo vedere, ecco qua, tiene l'elettromartello ogivale della Scarselli. Perché dovete sapere che l'impianto, grazie Campanaro 67, di esistere. Allora, martelli morellato, l'abbiamo visti proprio a Palazzo di Assisi qualche domenica fa. Martelli morellato e motore, ecco qua, guardate lo stato del motore del campanone. Ruote, catene e ceppi della Capanni. Guardate qua, riconoscibilissimo il doppio avvolgimento della catena sulla ruota, tipica di Capanni. Troviamo la stessa cosa pure sulla mezzana. Dovete sapere che prima queste campane si potevano muovere tutte, ma a causa dell'installazione di queste fitte pareti, ne approfittiamo per farvi vedere un po' di panorami. Ecco qua queste fitte reti. Adesso le quattro minori sono fisse, soltanto le due maggiori a distesa. Le suonate possibili le abbiamo già viste. Allora, questa è un'inquadratura. Vedete sotto la piazza dove più o meno mi sono messo a fare il video. Ecco, più o meno da qui dove sta la bicicletta mi sono messo a fare i video, perché è l'unico punto da dove si vedono. Figuratevi un po'. Questo è più o meno il panorama, non è che mol c'è molto da vedere, però sono belle le montagne sullo sfondo. Eccole qua. Bene, quando vuoi fare il diametro e spessore me lo dici, eh? Questo invece è il tetto della chiesa. Ecco qua un'inquadratura
sulla croce, se si vedesse qualcosa, ma è la croce questa qua. Non si vede un granché. Ecco, adesso che sto zoomando indietro. Questo è invece il campanile della collegiata di San Salvatore, dove mi dicono abbiano il campanone gemello proprio alla Madonna del Pianto, quindi chissà. Il campanile della chiesa del convento di San Giacomo, ve le ricorderete, ovviamente a Poligno qua le ho riprese tutte, e qui sulla collina di Spello non si vede molto, ma qui c'è il campanile di Santa Maria Maggiore. Ecco, adesso andiamo da questa parte. Ecco un'inquadratura su questa campana qui. Non è visibile molto, ragazzi, non si vede praticamente niente. Ma da qua, ecco, qui sono le scale sicure, ovviamente. Mamma mia, c'è in questo castello proprio una bella impresa. Qua delle graziose campanelle del monastero delle Clarisse che abbiamo sentito prima e che alle 6 meno 5 meno un quarto hanno suonato a distesa, almeno la grande. Peccato perché le potevo riprendere, da sotto non si vede niente. O meglio, si vede da un piccolo vicolo, ma non so quanto riusciremo a vedere. Qua, ecco qua, la piana verso Sant'Eraclio. Qui, se riesco a farvelo vedere, il cimitero. Ecco, più o meno da qui, eccolo qua, il cimitero di Foligno. E da quest'altra parte, il monastero di Santa Maria di Betlemme, che tra un po' diventerà santuario il 7 settembre. L'eletto Martello Scasselli. Allora, cominciamo un po' con diametri e spessori e questa volta, ragazzi, anche i pesi. Me li sono calcolati in loco, quindi non dubitate. Più o meno l'errore sarà del 5% giù di lì, ma più o meno i pesi quelli sono. Allora, quando vuoi fare. Allora, della campana maggiore, diametro? 104,8 cm. Spessore? 7,4 centimetri, E peso? 667,45 kg. Ragazzi, è in sagoma medio leggera questa qui, pur se è trecentesca e allungata, ma me la rintocca un po'. Piano, eh. Sentite quanto vibra. Beh, resta in medio leggera, vibra parecchio. Allora, poi la mezzana, ecco qua, ce l'abbiamo proprio qua sopra. Eccola qua. Diametro. Diametro 90,7 cm, spessore 6 cm e peso 465,86 kg. E queste donati. La terza. La terza, un diametro di 92,6 cm, uno spessore di 6,6 cm e un peso di 518,18 kg. Ecco qua la nota. E anche questa vibra, ragazzi. C'è da sottolineare anche una cosa. La terza campana è più acuta della mezzana. Eccola qua. Ma pesa decisamente di più. Questo è un altro caso, ragazzi. Quindi si può dire che la mezzana, anche in questo caso, pur se proprio effettivamente non lo è, però, visto che è più grave di nota, viene trattata effettivamente come tale. La quarta invece? La quarta, diametro di 82,2 cm, spessore di 5,7 cm e peso di 330,18 kg. Eccola qua la nota.
meno in si bemolle. Quinta. Quinta 73,7 di diametro, 4,9 di spessore e 211,9 kg. Ecco, quando 4 pure questa, la sesta invece che si trova poverina da sola. 60,1 cm di diametro, 4 cm di peso e 137,24 kg. R4 questa qua. Quello è 4, mi sa che era lo spessore. 4 centimetri, era lo spessore, no, che avevi detto peso e me l'ho confuso un attimo. Bene, qua, ecco, qua si può vedere meglio la piana verso Sant'Eraclio. E con questo direi che abbiamo concluso il censimento e adesso riprendiamo il suono feriale delle 4:30. Buona visione!